questo video, ragazzi, voglio parlarvi di una SBC. Attenzione a questo giocatore, ragazzi, perché molti di voi potrebbero essere tentati nel farlo, ma vi dico la mia e vi dico soprattutto perché non dovete farla, ma vi vado a consigliare alcuni giocatori invece che dovete acquistare. Quindi, prima di iniziare col video, se volete acquistare crediti su Foot ma anche giocatori, ragazzi, andiamo su Scegli il mio gioco, successivamente FC24. Potete scegliere sia i crediti che anche i giocatori da acquistare. Ovviamente scegliete la piattaforma Xbox o PlayStation o PC. Supponiamo di comprare 1 milione di crediti. Per ottenere un 5% di sconto basta che scrivete Fabio in maiuscolo dove sta scritto buono. Se sentite un rumore di sottofondo, tipo una civetta, una cicala, scusatemi, perché ci sono 50.000 gradi, quindi si potrebbe sentire questa cicala che rompe. Allora, ragazzuoli, il giocatore di cui sto parlando è il buon Araujo. Se ben chiaro, vi dico i pro e i contro di questa carta e perché comunque la sconsiglio. Allora, questa singolarmente è un'ottima carta, perché comunque l'Uruguay è una carta che potrebbe portare a l'Uruguay è una nazionalità, scusatemi, che è una delle favorite, diciamo, anche se comunque non parliamo dell'Uruguay degli anni passati con Cavani e Suarez, però ha una buona squadra in Copa America. Brasile e Argentina sono anche loro i favoriti. È una carta particolare perché sicuramente può prendere degli upgrade, quindi può diventare tranquillamente 96, anche 97. Però, ragazzi, sappiamo benissimo che i playstyle sono una cosa fondamentale quest'anno, e il playstyle che ha non mi fanno impazzire, perché se dal punto di vista di statistiche è disumano, quindi veramente fenomenale, i playstyle non mi convincono, perché come ben sapete, per un difensore centrale e per un terzino, in questo momento del gioco è fondamentale l'aereo, ragazzi. L'aereo plus lo dovete avere, i difensori devono avere l'aereo plus. Non sto dicendo che è una carta scarsa, perché non sarà mai scarsa, ma andare a pagare un SBC che comunque costicchia, ha possibilità di upgrade ma secondo me limitate, perché non li vedo come favoriti. Anziché Gomez, al contrario suo, lo vedo come favorito per l'Inghilterra anche della vittoria, e potrebbe diventare una carta clamorosa. L'Uruguay secondo me potrebbe tranquillamente fermare contro Brasile e Argentina, e la carta attuale potrebbe diventare sì un 86, un 96, un 97 massimo, secondo me, perché secondo me semifinale potrebbe già perdere. Potreste trovarvi una carta che pagate tanto ma poi non sta di nulla. E paradossalmente la versione TOTS di questa carta secondo me è molto meglio, perché ovviamente può fare anche il terzino destro, ma vi ripeto, non ha l'aereo plus, sì, ce l'ha bianco, ma può fare il terzino, ok, ma non è una carta clamorosa, perché in quel ruolo, ragazzi, la sua versione TOTS paradossalmente è meglio. La sua versione TOTS ha 2 overall in meno, però, ragazzi, c'ha l'intercetto plus, che è importantissimo per un difensore, e c'è l'aereo. Ragazzi, guardate il prezzo, cioè 200.000 crediti. Voi andate a spendere, ok, un giocatore che può prendere gli upgrade, però non ha 2 playstyle che per me per un difensore sono fondamentali. L'intercetto plus e c'ha l'aereo plus. Beh, è uno scam allucinante con l'SBC. Poi se siete fan, perché voi credete alle statistiche in game di questi 92 eccetera eccetera, io vi do il mio consiglio. Se volete comprare Araujo, prendetevi il TOTS, 200.000 crediti e state a posto, lo potete anche rivendere in futuro. 3-4 di up che diventa tipo 99 di carta, qui diventa la carta clamorosa. Però attualmente il rischio non vale il gioco, ragazzi, quindi è un SBC che non vi consiglio. Il giocatore invece che vi consiglio è sempre la Copa America, il buon Luis Diaz, che già la carta così è un'ottima carta. Certo, costa di più, perché parliamo di una valutazione più alta, però ragazzi, si presenta già col rapido che è top. Le statistiche in game sono 99 di velocità, 93 di tiro, 92 di passaggio, 99 di dribbling, quindi il body type è bello tozzo in game, non è mingherlino, e ci può stare, ragazzi. 5 piedi debole è una carta che già così è forte. Se per miracolo la Colombia, che secondo me è allo stesso livello dell'Uruguay, dovesse fare una semifinale, questo qua, ragazzi, porco schifo, diventa 98 di carta ed è un mostro. Quindi attenzione al buon Luis Diaz, che tra i due, ok, ruoli diversi, conviene più fare lui se avete tanti fodder. Quindi questo è il primo dubbio tolto. Andiamo a vedere invece alcuni giocatori da acquistare che potrebbero essere utili ovviamente nella nuova promo. Allora, tipo, c'è un giocatore interessante che è Fulcro, comunque parliamo di attaccanti, quindi i giocatori difensori che possono
diciamo, prendere il posto di Arauco. Il buon Shazlai, come si pronuncia lui, sì, sarà un flop clamoroso, allora. Questo non è niente di particolare. Il buon Skriniar ovviamente può fare difensore centrale, perché io la carta di Arauco SBC la considero difensore centrale, perché persino lo può fare relativamente, proprio per il discorso del gioco aereo. Se lo spende tutti quei crediti, deve avere playstyle plus, ragazzi. Gomez, vi ripeto, per me è stata un'eccezione. Stai vedendo questa schermata, sapete già cosa penso. Non playstyle aereo, no intercetto plus. Magari sì, come statistica è forte, ma se trovate i bagoni farete difficoltà con un difensore come Skriniar. Quindi per me il prezzo buono, perché costa praticamente 40-30.000 crediti, quindi ci può stare come, come prezzo, ma niente di particolare, ragazzi. Andiamo a vedere invece qui il discorso di Guardiola, che tra l'altro l'ho anche provato, ragazzi, non mi è piaciuto per niente. Poi il terzino sinistro, ma raga, bocciato proprio. Non mi è piaciuto, non vi ho fatto manco un video, perché mi va di consigliarvi dei giocatori. Io li testo un paio, però poi molti li rivendo perché non mi convinco, non ci faccio manco il video. Buon Saliba, questo è un giocatore particolare, perché io lo straconsiglio, perché la Francia, ragazzi, questa è una carta che per me potenzialmente può prendere un'impennata di prezzo impressionante. Mo costa 1,5 milioni, però secondo me con un altro milioncino questo qua potrebbe prendere. E se dovesse arrivare 98-99, ragazzi, questo 2,5 milioni potrebbe costare tranquillamente. Poi dipende come si evolve il mercato, si è ben chiaro. Però per 1,5 milioni potrebbe arrivare il costo di un Van Dijk Tots, secondo me. Buon Walker può fare anche il difensore centrale, però non è meta un giocatore 1,83 m, che servono quelli forti di testa. Un Walker un po' deludente anche lui, non ha testa dell'aereo, però ha statistiche clamorose, ha 97 relazioni, mi sa. Anche lui può essere un'eccezione. Il buon Ruben Dias, che c'è stato un bug che l'hanno regalato a tutti. No playstyle aereo, però le statistiche sono clamorose. 1,100 m. Però c'è il bianco, 1,86 m. Però, ragazzi, con questi playstyle, cioè l'intercetto plus, il mastino, il Dias lo consiglio. Ecco, però io non lo posso provare perché non c'è crediti. Però molti di voi sicuramente l'hanno trovato, perché c'è stato quel bug del pacchetto, però provava tantissime volte Ruben Dias. Ruben Dias è un'ottima alternativa da Arauco, ad esempio. Cioè, tra Arauco e Ruben Dias, tutta la vita Ruben Dias, ragazzi. Ce ne sono un paio, però molti sono anche forse dagli obiettivi. Vi faccio un esempio. Questo è sottovalutatissimo. Infatti io voglio sbloccare lui oggi e vi dico anche il motivo. Che, ragazzi, questo ve lo danno gratis. Ma questa è una carta sottovalutatissima. Cioè, paradossalmente, tra farmi un Arauco e Christiansen... Cioè, e non sto scherzando, voi di Arauco pagate il fatto che possa prendere gli upgrade, ma sia mai che Christiansen, la Danimarca va a fare i quarti di finale, semifinale per miracolo? E questa è una carta gratis che vi danno, e mo vi spiego anche come si sblocca. Che buon Christiansen si presenta con l'affronta, l'intercetto, il blocco, non ha il procione, quindi questo è il suo unico difetto, però c'è il mastino, il controllo non ce la facciamo nulla. Anzi, il primo controllo può essere utile, perché quando vi fanno il driven, magari sbagliano il passaggio l'avversario, quindi il difensore centrale vi sbatte addosso, lui col primo controllo la stoppa bene. Quindi non sottovalutate queste cose. Certo, parliamo di una cosa, di un plus clamoroso. Gioco aereo, ragazzi. Quindi voglio andare a testare lui, che è un giocatore gratis. Vi dico come si sblocca. Quindi andiamo su obiettivi. Live dovrebbe essere, eccolo qui. Il buon Christiansen. Manca semplicemente la partita, devo fare un gol e un assist con un giocatore danese. Quindi andiamo a farlo velocemente con le squad battles. One eternity later. Olè! Dopo 150 anni dobbiamo fare gol e assist. Volevi! Allora, eccolo qui, ragazzi. Lo metterò al posto di Koulibaly, così ci aumenta anche un po' l'intesa. Ovviamente, beh, ci metto Toni Kroos, dai. Ah, c'è ancora 7 partite. Beh, porco sì. Ma non vi nego che per quel gioco aereo che si ritrova, potrebbe fare il terzino difensivo. Però, per ora utilizziamo la difensore centrale, ragazzi. Vediamo se performa in game. Eccolo qui, il bro anche lui, Christiansen. Allora, il body type è Minghellino. Perfetto, mi sa che li facciamo fare di piattino, ragazzi, Christiansen. Allora, eccolo qui. Ma subito, intercetta come con una calamita. Top. E piccolino in game.
non è grosso, quindi questo qua fisicamente non sposta nessun altro che ragazzi. Però è abbastanza agile e ha fatto anche gol. Ha fatto un gol da attaccante, vero? Calma, ma lo sto facendo. Lo stiamo utilizzando come difensore centrale, ragazzi. Ma in realtà voglio vedere se può fare il terzino. Perché parliamoci chiaro, difensore centrale non lo fa. Ve lo dico fin da subito perché quel body type non va bene. Se trovo un Haaland Tots contro, mi apre malamente. E ho capito, ma. Con tutto il bene, ma prende un gol del genere. Vabbè, ti dico chiaramente che gli farò fare il primo tempo da difensore centrale e poi da terzino, eh. Mamma mia, l'alimentazione è davvero fenomeno. L'unica cosa, ragazzi, che il terzino non lo può fare a inizio, cioè dovete spostare magari tramite tattiche, Christians, perché il suo ruolo non è da terzino. Cioè, se Gomez può fare il terzino fin da lì subito, lui non può farlo perché è difensore centrale. Bravissimo, bravissimo. Livello difensivo mi piace, anzi, devo essere sincero, livello difensivo è poco forte. Col 96, non so se c'è 96 di difesa. Si sente tanto in game. Bravissimo. Ha degli emi. Allora, facciamo il cambio, ragazzi. Quello che vi dicevo. Christensen qui e Gomez terzino. Tra poi 4 piedi di ebrio, quindi vediamo Christensen. Vediamo nel lungo. Va. Non è velocissimo. Non è ovviamente velocissimo, quindi attenzione alla velocità. Cioè non è lento, ma comunque dovete fare attenzione perché non è un giocatore che recupera tantissimo. Forse ha fatto due tiri in porta praticamente, ha fatto due gol. Buona. Onda, bravissimo. Gol. Mamma mia, che colasso che gli ho fatto qui, ragazzi. Un gol pulitissimo. Sponda di testa del buon Christensen. Per quel motivo non si è attivato manco il playstyle, però vabbè. Importante che l'ha presa. Allora, ragazzuoli, vinciamo 4-2. Test del buon Christensen, che ovviamente è un giocatore gratis. Comunque, questo video era principalmente sul fatto di non fare Araujo e magari in quel ruolo è più funzionale un giocatore che ha quel playstyle aereo. Però cosa vi dico del buon Christensen? Ovviamente non mi aspettate un giocatore fenomenale. Cioè, non mi aspettate un giocatore che in game sia grosso e migliorino ruolo ideale di azione adesso, quindi cercate di switcharlo in game in qualche modo. Difensore centrale per me è troppo mingherlino, quindi la difensa centrale do un 5 e mezzo perché tutti i giocatori forti che ci sono non lo può fare. Come terzino però, siccome c'è quel playstyle che è fondamentale per anti-bug, gli do un 7 e mezzo. Però per miracolo, se la Danimarca dovesse andare avanti e prendere un bel po' di upgrade, qui potreste ritrovare un'ottima carta con un 95-96 che potrebbe esservi molto utile in quel ruolo. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate like per il buon Araujo. Voto per me, come carte 6x6 gli do 8, però considerando il fatto che non è in meta, costa tanto e rischiate che comunque non prende nessun upgrade, per me è un giocatore da 6 e che sconsiglio nudamente di fare. Al suo posto invece prende del Tozze, che ha tutti i playstyle fondamentali, che si prende un bel 8 pieno sia da terzino che da difensore centrale. Iscrivetevi al canale, ci vediamo in un prossimo video e ciao ciao.